Esatto. Bella a tutti ragazzi, qui Ersatto, nuovo episodio di Mistero e Stranezze su Uncharted. La scritta Ozel che avete appena visto al rallentatore presente sulle tute non è altro che un riferimento a Jack and Dexter, perché Ozel è la fusione di due parole, Otter e Weasel, due razze appunto di Jack and Dexter, gioco della Naughty Dog. Poi invece in riferimento a Crash Bandicoot abbiamo questa scritta a fianco alla signorina, Hogwild, che non è altro che lo stesso nome di un livello di Crash Bandicoot, di Crash 1 quindi, un gioco che ha fatto la storia dei videogiochi e che a breve rivedremo anche sui piccoli schermi delle nostre case. Quindi davvero tantissimi easter eggs in questo video, ma passiamo anche ad una cosa che sicuramente stuzzicherà molto ragazzi, la vostra fantasia, perché i più attenti di voi riconosceranno immediatamente il logo su questo piccolo, questa moto d'acqua, scusa, stavo per dire motoscafo, invece una moto d'acqua. Vedete queste due palmette? Se io vi dico The Last of Us, deve assolutamente venirvi in mente che queste due palme erano presenti sulla maglietta di Ellie, la protagonista, assieme a Joel. Quindi davvero tanta roba ragazzi, fra un po' uscirà pure The Last of Us 2, quindi tanta roba. E adesso passiamo alle reliquie. Nel livello 5, la fortezza, c'è una reliquia molto molto anomala, che si tratta sempre di un riferimento ad un videogioco della Naughty Dog. Diciamo che questa società è molto molto attenta a fare riferimenti ai propri vecchi videogiochi. L'abbiamo visto anche nei video su The Last of Us. Questa strana reliquia non è altro che il globo precursor, ovvero un oggetto estremamente importante sempre di Jack and Dexter. Tanto importante che addirittura viene un gioco dedicato, come vedete sulla copertina è presente questo bellissimo globo. E questo globo lo si può trovare in tutti gli Uncharted, quindi è davvero importante, sembra che sia quasi una mania per loro. Ma devo dire che mettono sempre easter egg molto diversi da quelli che ci sono in GTA. Sono easter egg molto autocelebrativi, o comunque che vogliono stuzzicare i giocatori fedelissimi di questa casa produttrice di videogiochi. Quindi vedremo altri ragazzi, ce ne sono davvero tanti di globi, e non solo di globi, perché queste reliquie, poi ce ne sono centinaia di reliquie in questi giochi, è una cosa allucinante trovarle tutte, vedete qui, ma c'è anche in Uncharted 4. Comunque sì ragazzi, è davvero pieno, è bello anche, cioè, perché se voi ci pensate ad essere dei vecchi giocatori di vecchia data, no, che giocano Uncharted e vi trovate i globi precursor che avete scoperto 15 anni prima giocando a Jack and Dexter, cioè io penso davvero che vi piaccia un sacco. Comunque io per questo video ringrazio sempre Mario Signorile, noto anche su YouTube come Nathan, trovate in descrizione il link al suo canale, davvero eccezionale e di vitale importanza per aiutarmi. Se avete segnalazioni su qualsiasi videogioco scrivetemi nei commenti. Un'altra reliquia molto interessante si trova esattamente qui e va a citare The Last of Us, infatti questa piastrina è la piastrina delle luci ragazzi, una specie di società segreta. Drakley è la fusione del nome dei due importanti produttori di The Last of Us, Neil Druckmann e Bruce Straley, o Straley, vabbè comunque ci siamo capiti. E l'ultima reliquia ragazzi è un riferimento invece sempre a Crash, questa mela è una delle mele che ti danno punti appunto nel gioco. Io spero che questo video breve e molto sintetico vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, ciao!